prefetti possono supplire ai sindaci se il contrasto al degrado delle città non è efficace. È la sostanza della direttiva inviata dal ministro dell'interno Matteo Salvini. Immediate le reazioni negative di Di Maio e degli stessi sindaci. Salvini tira dritto però anche sui migranti. Ho tutta l'autorità per decidere degli sbarchi. Tensione nel governo anche sull'ipotesi dell'aumento dell'IVA. Salvini e Di Maio dicono che le clausole di salvaguardia previste dalla legge di stabilità non devono scattare, come aveva invece affermato il ministro dell'economia. Le risorse ci sono sempre, l'importante è decidere dove metterle e la decisione è politica. Ha provato ad aggiustare il tiro lo stesso Tria. Un bus turistico si è ribaltato ieri sull'isola di Madeira, uno dei paradisi del turismo portoghese, causando la morte di 29 persone e il ferimento di altre 28. Le cause ancora da accertare: il mezzo avrebbe urtato un altro velivolo sfondando il parapetto di una strada prima di finire in fondo ad una scarpata. Dopo il devastante incendio che ha distrutto gran parte della cattedrale di Notre Dame, ora si lavora al piano di ricostruzione. Prevista la chiusura al pubblico per 5-6 anni. Lanciato un concorso per rifare la nuova guglia, tra le ipotesi sulle cause dell'incendio, un cortocircuito partito dagli ascensori delle impalcature. Sono le 7:30 del mattino, buongiorno, benvenuti al telegiornale che apriamo andando a cercare di dare una lettura di ciò che sta accadendo nel governo e del contrasto che cresce di giorno in giorno, in particolare appunto fra la Lega e il Movimento 5 Stelle, o meglio fra Salvini e alcuni ministri del Movimento 5 Stelle. L'impressione è che appunto il ministro dell'Interno, nonché vice premier, voglia provare ad allargare il proprio raggio di azione e lo faccia giocando su più tavoli. Uno di questi, lo sapete, è quello che riguarda la questione dei migranti, gli sbarchi e quindi gli annunci di porti chiusi, che però di fatto in realtà non sono mai stati chiusi e che non competerebbero al ministro dell'Interno. L'altro invece ha a che vedere con questa direttiva emanata ieri nel tardo pomeriggio, che coinvolge i prefetti e che ha fatto molto molto irritare i sindaci, ma anche lo stesso Di Maio. Si sono platealmente ignorati ieri nell'aula di Montecitorio, dove siedevano i banchi del governo a pochi metri uno dall'altro per il question time. Ma tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta, il confronto a distanza sulla direttiva su ONG e sbarchi emanata dal Viminale, di fronte alla possibilità di un esodo di massa dalla Libia, con il rischio di infiltrazioni terroristiche, non si è arrestato. Questione di competenza, Salvini ha dato indicazioni per evitare che le navi delle organizzazioni umanitarie facciano sbarcare in Italia migranti soccorsi in mare, anche alla Marina, che come le altre forze armate dipende dalla difesa. Iniziativa che, secondo ricostruzioni giornalistiche, avrebbe irritato non solo la ministra Trenta, ma anche i vertici delle forze armate, che dal canto loro, con un comunicato dello Stato Maggiore della Difesa, cercano di stemperare le polemiche, sottolineando che sono uno strumento tecnico che agisce secondo le gerarchie e le indicazioni politiche. Salvini smentisce a più riprese ogni attrito con i militari e ribadisce che sull'immigrazione non si cambia linea. I numeri dicono che la stiamo gestendo bene, i porti li assegna il ministro dell'Interno e restano chiusi. Se poi però qualcuno per ragioni politiche vuole o immagine porti riaperti, lo dica chiaramente. Parole rivolte alla Trenta e anche all'altro vice premier e capo politico 5 Stelle, Luigi Di Maio, che aveva bollato come inutili le direttive e la chiusura dei porti di fronte all'emergenza annunciata. La Trenta, con un post su Facebook, commenta: non ho tempo di vaneggiare come fa qualcun altro. Tensione che resta alta anche per un'altra iniziativa del Viminale in tema di sicurezza nelle città. Una circolare che dà più poteri ai prefetti nelle cosiddette zone rosse, da tenere libere da criminalità e abusivismo nel nome del decoro urbano. Nei fatti una restrizione dell'ambito di intervento dei sindaci, che dopo la polemica dura tra Salvini e la sindaca pentastellata di Roma, Virginia Raggi, suona per i vertici del movimento come uno schiaffo al Campidoglio. Così Di Maio reagisce: preferisco dare più poteri ai primi cittadini che sono eletti. E sul piede di guerra è anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani.
Andiamo a vedere invece adesso che cosa sta succedendo in Libia, perché è strettamente collegata, no? Come potete immaginare, la questione degli sbarchi, se in Libia si combatte, se è in corso una guerra civile. Ci sono due notizie importanti da sottolineare. Innanzitutto è fallita, diciamo così, un tentativo di mediazione, di risoluzione dell'ONU, tant'è che la Germania ha chiesto una nuova riunione oggi del Consiglio di Sicurezza per cercare di ricomporre, diciamo così, le parti. L'altra notizia invece ci vede coinvolti in prima persona, come governo evidentemente. Il Premier Conte e il Presidente americano Trump si sono sentiti al telefono, Conte ha chiesto l'aiuto, l'intervento degli Stati Uniti, i quali però in cambio chiedono che noi insomma, esponga un po' più direttamente e con meno ambiguità sul dossier venezuelano, in sostanza, insomma, che riconosciamo Guaidó. Conquistare Tripoli ad ogni costo, è questo l'ordine che il generale Khalifa Haftar avrebbe impartito via radio ai suoi vertici militari impegnati nell'avanzata verso la capitale libica. L'uomo forte della Cirenaica risponde con una nuova offensiva alla perdita delle posizioni che erano state conquistate nei giorni scorsi. Un lento cammino ostacolato più che dalle truppe governative dai combattenti di Misurata mobilitati dal suo vice Ahmed Matin. Nelle prossime ore, dunque, le truppe di Haftar potrebbero sferrare l'attacco finale per la presa di Tripoli. Il generale non sembra intenzionato a passare la mano, forte del sostegno di alcuni paesi amici come Russia, Francia, Arabia Saudita ed Egitto. Il Cairo ha fatto sapere di aver inviato armi non offensive come visori notturni e disturbatori di frequenze. Nelle ultime ore alcuni bombardamenti con missili Grad hanno colpito la periferia della città, provocando una decina di vittime e numerosi feriti. Il premier Serraj ha chiesto che la Corte Penale Internazionale condanni Haftar per crimini contro l'umanità, mentre l'inviato dell'ONU Salamè ha chiesto la cessazione immediata delle ostilità. La stessa richiesta che era contenuta nella risoluzione presentata dalla Gran Bretagna all'ONU e che però sarebbe stata respinta dal Consiglio di Sicurezza per il voto non unanime. Ma la diplomazia non si ferma. Ieri il Presidente degli Stati Uniti ed il nostro Presidente del Consiglio hanno parlato telefonicamente della crisi libica. Trump, ha fatto sapere la Casa Bianca, ha avuto parole di stima e di fiducia nei confronti dell'Italia sulla gestione del dossier libico. Oh, invece c'è un tema sul quale sia Salvini che Di Maio sono d'accordo ed è quello che riguarda l'IVA, o meglio la possibilità che effettivamente si sia costretti ad aumentarla se non verranno reperite le risorse necessarie per neutralizzare per l'appunto questa che è considerata una clausola di salvaguardia. Stiamo parlando di 23 miliardi di euro e il ministro dell'economia ha detto sì, certo, se si trovano alternative. Ieri sera Tria in parte ha aggiustato il tiro sull'aumento dell'IVA rilanciando la palla nel campo della politica. L'obiettivo è evitarlo e proseguire la riforma fiscale anche dell'IRPEF. Le risorse ci sono sempre, sta appunto alla politica decidere dove metterle, ha spiegato il ministro dell'economia. Ma lo scontro sulla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, che costerebbe circa 23 miliardi, è tutt'altro che chiuso. Ad aprirlo era stato lo stesso Tria ieri mattina durante l'audizione sul DEF davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato. In mancanza di alternative l'IVA aumenterà, come scritto nel documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri, aveva spiegato il titolare di IVA 20 settembre. Parole che, pronunciate a poco più di un mese dalle elezioni europee, hanno provocato l'immediata reazione dei due soci di maggioranza. Finché il Movimento 5 Stelle sarà al governo non ci sarà nessun aumento dell'IVA, deve essere chiaro, l'obiettivo è ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese, ha spiegato Di Maio. Non aumenterà appunto e nemmeno ci saranno patrimoniali o altre tasse, la promessa di Salvini. Il problema come sempre è dove trovare le risorse, anche perché andrebbero trovate pure quelle per la flat tax. Tria ha ribadito la necessità di rispettare gli obiettivi di bilancio, mentre ha confermato la previsione di crescita dello 0,2%, contando anche sui due decreti sblocca cantieri e crescita. Il primo oggi sarà in Consiglio dei Ministri, il secondo ci arriverà dopo Pasqua.
Consiglio dei Ministri che si terrà a Reggio Calabria, mentre invece a Roma, come sapete, da ieri è arrivata la giovanissima attivista norvegese Greta Thunberg. È stata ricevuta, in realtà non in udienza privata, insieme ad altre migliaia di persone, ieri dal Papa a Piazza San Pietro, oggi invece un incontro con la Presidente del Senato Casellati per un convegno proprio sull'ambiente. E domani, Friday for Future, la grande manifestazione annunciata sempre per, a favore, diciamo così, di una presa di coscienza un po' più ecologica della nostra situazione. Vai avanti Greta, continua il lavoro. Esortazione di Papa Francesco in nome dell'ambiente e del futuro del pianeta. Poche parole di incoraggiamento da parte del Pontefice a margine dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Rivolte a Greta Thunberg, la giovane attivista svedese simbolo della battaglia contro il riscaldamento globale. Accolta da Bergoglio, che ha messo i temi ambientali al centro del suo pontificato e che al rapporto tra umanità e creato e alla cura della casa comune ha dedicato la sua seconda enciclica pastorale, Laudato Si. In Vaticano, prima tappa dei tanti impegni istituzionali e non, che per la sedicenne leader del movimento internazionale Fridays for Future sono previsti nella sua prima 3 giorni italiana a Roma. Dopo aver esordito nelle aule del Parlamento europeo a Strasburgo, la visita italiana prosegue in Senato con un seminario sui cambiamenti climatici a cui la giovane Greta parteciperà e interverrà con una delegazione. L'ultimo appuntamento venerdì, la manifestazione organizzata in Piazza del Popolo in cui sarà chiamata a parlare e a ribadire le ragioni del suo impegno con l'inseparabile cartello Join the Climate Strike, unitevi alla mobilitazione per il clima, davanti alla platea di giovani e studenti del movimento. Greta Thunberg parlerà da un palco ecologico alimentato con l'energia generata a pedali dall'utilizzo di 128 biciclette. Potrei studiare e diventare una scienziata, ma non avrei il tempo di fare la differenza su questo tema, ha detto in una intervista. Quando mi sarò laureata sarà troppo tardi, per questo è preferibile occuparsi di politica o agire come attivista per il clima. E allora, intanto noi ci trasferiamo a Madeira, in Portogallo, per un gravissimo incidente stradale che ha visto coinvolti, fra l'altro, molti turisti tedeschi. Sono stati sbalzati fuori dal pullman dopo l'impatto violentissimo. Le vittime del tragico incidente stradale sull'isola portoghese di Madeira sono 29, 18 donne, 11 uomini. Erano turisti tedeschi, si stavano spostando da una parte all'altra dell'isola atlantica, meta turistica scelta ogni anno da migliaia di persone. Sul pullman viaggiavano 57 persone. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni, il bus era diretto a Funchal, nei pressi di Conico, costa meridionale dell'isola, avrebbe prima urtato un altro veicolo e sarebbe poi finito in una scarpata addosso a una casa. Alcuni giornali dell'isola scrivono però che l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo senza alcun impatto con altre macchine. Il pullman è precipitato in fondo a una scarpata, l'impatto è stato fatale per oltre la metà dei passeggeri. Nonostante i soccorsi siano stati immediati, i vigili del fuoco si sono messi al lavoro per estrarre dalle lamiere i turisti ancora vivi, subito portati in ospedale. Il timore adesso è che il bilancio possa essere più pesante per il numero di feriti, 20, alcuni dei quali molto gravi. Tra i sopravvissuti anche l'autista del pullman e la guida che stava accompagnando il gruppo di turisti, entrambi feriti. Le autorità hanno immediatamente aperto un'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente. E come potete immaginare, a proposito di accertamento delle dinamiche, anche a Notre Dame si lavora incessantemente. Pare che, o almeno insomma, una delle ipotesi che stanno prendendo corpo in queste ore, a scatenare l'incendio sia stato un cortocircuito nella zona degli ascensori, quelli che erano stati montati proprio per accedere alle impalcature. Ora bisogna comunque fare in fretta, perché se da davvero ci vorranno solo 5 anni, così come ha chiesto il presidente Macron, per concludere i lavori, non si potrà perdere un minuto, e così la direzione è stata affidata a un generale.
Di tutte le campane di Francia, ieri a 48 ore dallo scoppio dell'incendio, il paese ha reso omaggio a Notre Dame e ha voltato pagina. Ora bisogna pensare a ricostruire. Ci vorranno 5 anni, dice il presidente Macron, ma c'è chi si accontenterebbe di 10, vista l'impresa titanica. Notre Dame non era assicurata, ma questo perché lo Stato, che è proprietario in Francia di tutti gli edifici religiosi, è assicuratore di se stesso. Sarà dunque lo Stato a pagare, insieme ai grandi industriali che hanno messo mano, previa defiscalizzazione del 60%, all'ampio portafoglio, e chi a livello internazionale vorrà dare una mano, come ha chiesto il premier Edouard Philippe. Ci vorrà non meno di 1 miliardo di euro. Ricostruire, ma anche capire, sebbene difficilissimo. La guglia è crollata, piegata dalle fiamme, l'immenso tetto costituito di legname secolare è andato in fumo, le impalcature sono ridotte a scheletro. È con questo cumulo di macerie che devono fare i conti gli inquirenti. Decine di uomini e donne che sotto la direzione del procuratore della Repubblica di Parigi indagano e non nascondono le difficoltà del caso. Ci vorrà molto tempo per avere delle risposte, per capire come sia potuto accadere. Decine di persone che sul cantiere lavoravano sono già state interrogate, si raccolgono elementi utili, anche un drone lo fa dal cielo, fotografa quel che resta e in camera informazioni preziose. L'indiziato numero uno è sicuramente l'impianto elettrico, gli ascensori, ma anche i lavori di saldatura delle impalcature, sì, perché il restauro vero e proprio dell'immenso tetto della cattedrale non era ancora iniziato. Prima di passare allo sport, una notizia che riguarda ancora il caso Cucchi, perché la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio degli ufficiali che sono stati poi accusati di aver depistato appunto le indagini sulla morte di Stefano Cucchi. I reati sono quelli di falso ideologico, omessa denuncia, favoreggiamento e calunnia. L'inchiesta coinvolge 8 ufficiali dei carabinieri, ormai fra l'altro tutti di alto rango, ma la figura principale è quella del generale Casarsa. Vanno verso il processo anche il colonnello Sabatino, che all'epoca guidava il nucleo operativo, e l'ex comandante della stazione di Tor Sapienza, Colombo Labriola. L'arma ha annunciato che si costituirà parte civile. E ora vi dicevo, parliamo di sport, di calcio in particolare. La notizia è che la Lazio in campionato ha vinto contro l'Udinese e quindi torna in corsa per un posto di Champions League, mentre stasera in campo c'è il Napoli in Europa League contro l'Arsenal. La Lazio riaggancia il treno Champions battendo l'Udinese e salendo a -3 dal quarto posto. All'Olimpico, nella gara rinviata lo scorso 24 febbraio per il 6 nazioni di rugby, la traversa colpita da Badu sveglia i biancocelesti. Senza Luis Alberto e Correa, l'uomo assist diventa Immobile, che offre a Caicedo il pallone dell'1-0. L'attaccante ecuadoriano non segnava dal derby del 3 marzo. Nulla la reazione dei friulani, che 180 secondi più tardi si fanno del male da soli. L'autogol di Sandro chiude un primo tempo a senso unico, con il VAR che cancella il 3-0 di Acerbi per un tocco con il braccio di Milinkovic-Savic. Nella ripresa la Lazio pensa troppo alla gestione del doppio vantaggio, rischiando di riaprire il match sull'ingenuità di Lulic, che stende in aria Lasagna. Stracoscia respinge però il rigore di De Paul, blindando di fatto il successo biancoceleste. Vittoria preziosa per la Champions, i giochi sono ancora aperti, il commento post partita di Simone Inzaghi, pensando anche al prossimo impegno con il già retrocesso Chievo. Il desiderio di crederci, la voglia di riuscirci. Assioma che il Napoli fa suo per questa sfida da dentro o fuori. Uno spogliatoio più unito che mai, come ha dichiarato José María Callejón in conferenza stampa, e che prima della sfida di campionato col Chievo ha espresso la volontà di ribaltare il doppio svantaggio inflitto dall'Arsenal per regalare una gioia ai tifosi. I 3 precedenti contro i Gunners parlano di altrettante vittorie della squadra di casa e tutte per 2-0. Se stasera il dato venisse confermato, si andrebbe ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Ma è altrettanto vero che le precedenti 8 eliminazioni in campo europeo del Napoli erano scaturite da una sconfitta nella partita d'andata. Dati questo in netto contrasto, ma che lasciano il tempo che trovano. Di certo c'è che quella di stasera dovrà essere per forza di cose una sorta di partita della vita. Vogliamo giocarceli tutti questi 90 minuti e questo non vuol dire che dobbiamo far gol. Dobbiamo far gol nei primi 30, nei primi 10, nei primi 15. Dobbiamo giocarla al massimo delle nostre possibilità, come ho detto, con grande coraggio, con grande intelligenza,
perché la vogliamo tenere aperta fino all'ultimo minuto possibile. In casa Arsenal, Unai Emery proibisce anche la sola idea di poter gestire il doppio vantaggio dell'andata, nella piena consapevolezza che questo Napoli farà di tutto per ribaltare il verdetto. Serata speciale per Pierre Aubameyang, cresciuto nella primavera del Milan, che però non ha creduto in lui, spedendolo per 3 volte nel campionato francese prima della definitiva esplosione in Bundesliga alla corte del Borussia Dortmund. Eccoci, allora 7.49 in questo momento e quindi Paolo Sottocorona già pronto per darvi gli ultimi aggiornamenti sul tempo, Gaia Tortora alla conduzione di Omnibus e ci vediamo invece se volete domani mattina a partire dalle 7 con la rassegna stampa. Buona giornata.